L'Angelana rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria, assaporata solo per due minuti, poi l'Anestor ha ristabilito il risultato. Al decimo minuto Bartolini per vent'anni, la cui conclusione non inquadrava la porta. Alto di poco un calcio di punizione di vent'anni, poco dopo è attento Montanari su tiro di Luparini. Tiro cross di Bolletta inganna Montanari ma il pallone si infrange sulla traversa. Il primo tempo, nonostante il predominio territoriale dei padroni di casa, terminava sul nulla di fatto, 0 a 0. Adesso passiamo a vedere le fasi salienti del secondo tempo grazie alle riprese di Roberto Siena. Nestor pericoloso al quinto minuto, Lorenzo Mancini impegnava severamente Buini costringendolo a una restrizione. Spinta con i pugni, insistevano gli ospiti con Paradisi. Puini parava in tuffo, Bartolini da pochi passi alla linea di fatale non trovava l'impatto con la palla. E sulla ripartenza, su Bicini stroncava al limite Paradisi: solo calcio di punizione. Al quattordicesimo, Cristian Mancini di testa non inquadrava la porta. Nessor molto più spigliata e propositiva in questo secondo tempo. Passa quieti per Lorenzo Mancini, il cui tiro sfilava vicino al palo. Ventinovesimo, conclusione di Bartolini, respinta sulla linea da un difensore ospite, con Montanari ormai fuori causa. A trentesimo Vitaloni si faceva respingere il pallone da Montanari e sulla respinta Luparini non inquadrava la porta, grande opportunità non sfruttata dai locali, locali però che passavano in vantaggio al trentaseiesimo, con un precisa conclusione di Bartolini. Solo due minuti di gioia, calcio di rigore per la Nestor sul dischetto Paradisi che ristabiliva il risultato 1-1, occasione d'oro non sfruttata dalla Nestor con Cristian Mancini, finiva così in parità.